stiamo facendo una distribuzione di pacchi alimentari. E noi facciamo sempre la distribuzione dei pacchi alimentari, oggi stiamo facendo una distribuzione natalizia, perché sappiamo che molte persone passeranno il Natale da sole, che molte persone si sono impoverite e sono in difficoltà. In questo periodo tanti hanno fame e chiedono cibo, dunque è molto importante dare il cibo, però vogliamo anche che questo sia un momento di festa. Nel pacco natalizio si trova tutto l'occorrente per preparare il pranzo di Natale, dunque la pasta fresca, le lenticchie, i dolci di Natale, il cotechino oppure la frutta secca per i musulmani. Questo per noi è molto importante, perché crediamo che nessuno debba essere escluso dalla festa, dunque tutti possono avere un momento di festa e godere della gioia del Natale. Per noi è anche importante, perché noi di solito facciamo il pranzo di Natale con i poveri, quest'anno non è possibile, però vogliamo far sentire la nostra vicinanza. Andiamo anche a trovare a casa e a consegnare il pacco a tutti gli anziani che sono soli, che non possono uscire, perché gli anziani sono state le persone più colpite in questo periodo di pandemia e dunque noi non li vogliamo far sentire soli, già sono a casa da tanto tempo e soffrono di un fortissimo isolamento, e noi arriveremo a casa a fare gli auguri. Se non è possibile entrare dentro casa, saremo sotto le finestre, però comunque faremo avere gli auguri ed un regalo personalizzato. E una cosa che ci tengo a dire è che questo periodo c'è tanta povertà, ma anche tantissima generosità. Questa iniziativa che Sant'Egidia ci ha dato il suo supporto era rivolta soprattutto a ragazzi dai 14 ai 18 anni e che noi alleniamo col settore giovanile delle Fiamme Oro Rugby. E in questo momento storico, comunque, dove lo sport comunque viene un po' meno, siamo stati più vicini al sociale nelle zone limitrofe a dove noi comunque pratichiamo. I ragazzi hanno risposto tutti in massa per venire e siamo veramente tanto contenti e ringraziamo ancora una volta Sant'Egidio per averci messo a disposizione la struttura e la possibilità di far fare questa esperienza ai ragazzi.